In una ciotola capiente metto 200 g di zucchero. Unisco 3 uova intere e un cucchiaio estratto vaniglia. Lavoro con le fruste elettriche fino a quando ottengo un composto bello chiaro, gonfio e spumoso. Aggiungo in più riprese 70 ml di olio di semi di arachidi, 150 ml di latte a temperatura ambiente e 200 g di farina 00. Infine aggiungo una bustina di lievito per dolci. Continuo a lavorare fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Verso il composto ottenuto in uno stampo per colomba da 750 grammi. Inserisco nell'impasto in modo sparso degli ovetti di cioccolato di diverse misure. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 170 gradi per circa 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino per verificare la cottura. Ora che la colomba è pronta, lascio raffreddare per bene. Nel frattempo preparo la glassa per la copertura. Verso in 150 g di zucchero a velo, 28 ml di acqua calda. Mescolo bene e ottengo una glassa bianca, bella liscia e corposa. Verso sulla colomba, stendo in modo uniforme. Prima che si solidifica, decoro con delle lamelle di mandorle e granella di zucchero. Cari amici, la colomba pasquale che vi propongo oggi è facile e veloce e senza lievitazione, è alla portata di tutti. Tenete conto che non essendo preparata con una lievitazione va consumata entro 3 giorni, come una normale torta. Provatela, vi assicuro, è semplicemente golosa e saporita. Buona Pasqua a tutti!